Diciamo che è partita bene, i primi giorni c'è stato un bel afflusso di clienti, un bel giro di buyers, indubbiamente oggi è l'ultimo giorno, nell'insieme non è andata male, abbiamo avuto anche qualche nuovo contatto, la cosa perciò è importante e positiva. Si chiude con un cauto ottimismo l'edizione della ripartenza di Oro Arezzo. La mostra mancava da oltre 2 anni e questa del 2022 è tornata in presenza. Comunque un ritorno dei nostri clienti affezionati e questo è una cosa positiva. Naturalmente il trend non è quello solito degli anni passati, ma questo ce lo aspettavamo tutti. Le persone sono venute, hanno comunque fatto degli acquisti, hanno comunque scelto delle collezioni e questo per noi era il ripartire dopo un periodo non proprio felice. Non ci aspettavamo una fiera così affollata poiché abbiamo partecipato a Vicenza Oro neanche un mese e mezzo fa. In realtà è stata una bella sorpresa perché abbiamo avuto molti clienti, ritorno di molti clienti europei e quindi molto positiva. 2 anni di pandemia e la guerra in Ucraina però hanno pesato soprattutto rispetto alle presenze dei buyers. I grandi assenti sono stati gli asiatici e gran parte dei paesi arabi. Non mi aspettavo che ci fosse un grande ritorno, anche per il periodo, il Ramadan, la situazione un po' in generale. Però siamo contenti perché i nostri clienti sono venuti, è venuto anche qualcuno nuovo, qualche altro paese che non avevamo nei nostri biglietti da visita nuovi, mercati anche nuovi, facciamo anche sul 585, altri titoli, siamo soddisfatti. Allora, il nostro motto era più business che fiorisce Arezzo, è stata una fioritura.